Oggi l'importante lavoro messo in campo in questi mesi è finalmente visibile alle napoletane e napoletane, perché le strutture amministrative del Comune di Napoli hanno lavorato giorno e notte ed oggi i 2 milioni di euro di progetto esecutivo per la messa in sicurezza della Galleria Vittoria partono, e lo fanno grazie alla scelta, ovvero noi abbiamo voluto il numero uno nel paese, ANAS, il gruppo Ferrovie dello Stato, che fanno assiviare infrastrutture per restituire alle napoletane e napoletani il massimo in termini di sicurezza e anche di velocità di tempi. Infatti da oggi partono 120 giorni di lavoro con turni di lavoro più di 20 ore infatti al giorno, quindi si lavorerà anche di notte. Partono oggi i lavori per la manutenzione straordinaria della Galleria Vittoria. Dopo la convenzione e la consegna del cantiere dal Comune di Napoli ad ANAS, sono cominciate oggi, in corrispondenza del tunnel lato via Morelli, le attività dell'impresa esecutrice individuata nell'ambito dell'accordo quadro di ANAS Campania relativo a manutenzione straordinaria ed opere d'arte. L'intervento consiste nella demolizione dei piedritti in marmo fino all'altezza di circa 6 metri, quindi chiaramente la rimozione di tutti i cavi e le opere interferenti. Dopodiché le attuali lastre vengono fissate e oltre al fissaggio c'è un'implementazione di sicurezza attraverso questi cavi che si stendono, che vengono agganciati alla struttura con delle reti. Parliamo di 11.000 metri quadri di rete, 770 metri di cavi, 4.630 perforazioni, altrettanti golfari, 770 metri di lunghezza di cavi, 8.000 metri quadri di lamierino in acciaio preverniciato. Progettare e cantierizzare 2 milioni di euro, un'opera così complessa, con il sequestro della magistratura, il carico anche di indagini che sono state realizzate, lo voglio ricordare, è stata indagata tutta la collina di Pizzo Falcone rispetto alle reti idriche, abbiamo indagato poi tutta la collina rispetto agli ammassi tufacei, le cavità, e anche chimicamente abbiamo indagato con delle consulenze esterne tutte le materie anche chimiche di composizione degli elementi, i pannelli, il ferro all'interno della galleria. Un'opera quindi importante, una risposta di grande competenza e concretezza oggi con l'avvio dei lavori per le napoletane e i napoletani e per la ripresa della nostra città economica, turistica, in sicurezza e a settembre anche scolastica. Ed è per questo infatti che con il territorio e con Confcommercio abbiamo anche istituito una cabina di regia per monitorare e vigilare insieme su questo cantiere e soprattutto predisporre dei dispositivi di viabilità che sul modello G20 o quant'altro devono assolutamente accompagnare la ripresa di settembre nella nostra città.